Direttamente dalla Zoppa Sarena do il mio benvenuto a Stefano Noferini. Stefano, questa sera tappa qui al Techland. Come è nata questa collaborazione, questa tua partecipazione? Marco Lisca è un gran produttore, un ottimo DJ internazionale, ha fatto questa richiesta di booking. Quando la mia manager mi ha chiesto questo, ho accettato subito, perché insomma, oltretutto mi sembrava il progetto veramente interessante per una zona così, ti ho detto perché no, mi sembrava un'ottima cosa. E quindi ti abbiamo qui con noi. Ecco Stefano, recentemente abbiamo visto al The Box e poi anche a Ibiza, dove c'è stato un back to back con Ume, che insieme al quale ha realizzato Goes On, traccia poi che è stata nominata all'International Dance Music Award e che poi ha anche guadagnato, insomma, si è guadagnato il primo premio come Best Minimal Track. Ma come è nata questa collaborazione con Umek? Se ti dico com'è nata, è veramente divertente, perché è nata praticamente in un aeroporto dove ci siamo trovati. Ah, sì? Sì, tanto perché ormai viviamo negli aeroporti tutti. E niente, abbiamo detto perché no, facciamo una cosa insieme. Noi conoscevo Umek dai tempi dell'ambasciata Gavioli, quindi si parla di più di 10 anni fa, sì. Conoscevo lui e Valentino Canziani quando ancora loro facevano quelle cose lì, e io ero in Veneto e tante volte andavo in Slovenia a suonare, quindi già conoscevo. È tanto vero che i tuoi dischi hanno spesso appunto raggiunto la prima posizione della Billboard Hot Dance Chart americana, che un po' domina le classifiche mondiali. Ma insomma, la mia domanda è questa: come si arriva in vetta alla classifica? Beh, guarda, con Goes On abbiamo fatto più di 2 mesi di top 10. Come si arriva? Non è che c'è un segreto, insomma, bisogna fare la musica e cercare di fare delle cose. Quanto conta conoscere the right person? Non te lo dico. Ci sono delle persone che contano molto in questo momento, perché oggi non è solo importante fare della buona musica, è importante avere comunque uno staff. È comunque tutto un pool di persone che lavorano per te. Sono 5 le persone che lavorano intorno al mio progetto e quindi tutti hanno un compito molto importante. Sì, assolutamente. Poi il resto no, non te lo posso dire. Insomma, cosa stai lavorando attualmente? Un sacco di cose, guarda. Adesso uscirà la settimana prossima sulla mia label una collaborazione fatta con DJ Boris, che è un DJ di New York, della scena techno, della nuova scena techno di New York. È molto molto forte, che New York sta avendo una seconda vita techno, c'è una scena fortissima. DJ Boris è uno dei più forti DJ techno in questo momento, che vive questa nuova vita. Uscirà un EP su Deep Perfect la settimana prossima, si chiama This Is Not The Future. Poi avrò una collaborazione con Mark Knight per Tour Room, una cosa molto particolare su un vecchio disco techno anni 90 Detroit che abbiamo rivisitato, secondo me molto bello, che uscirà a fine settembre. E poi ho in programma un album che uscirà su Spinny, un album interamente di cose techno anni 90 rivisitate da me. Saranno 12 tracce di techno story messe in chiave moderna e usciranno su Spinny. E noi saremo qui ad ascoltarle. Che dire, grazie mille Stefano e complimenti per la tua etichetta, ricordiamolo, no? Deep Perfect, che sta avendo un grande successo e anche molto, molto gettonata tra i giovani DJ, in particolare Music House, Tech House. Grazie ancora per questa sera. A voi, grazie, ciao. Hi guys, I'm here with Brock and Fitch. So, hi guys. So, is this true you met in a record store? Yes, it is. And is it true you met in 2006? It is indeed. So, is it true after 2 years you were special guest Robert Sanchez? Yes, it's true. So guys, have you seen some Italian DJ catch your eyes? Yeah, I think for me as a personal favorite, I've always really liked Francesco Farfa. I think he's a really good DJ. He's been around for a long time, and I used to live in Spain and he used to come over and play a lot of the club that I was resident in. So yeah, I've heard him play lots of times and he's a really good DJ. So other than that, there's obviously Marco Liz is a really good friend of ours, and he's also a very good DJ, making some really good music. So I think there's lots of Italian guys that are coming through now, like Pirupa and some people like that as well, that are great producers and great DJs as well. So what about Floor Play? How can you describe it? Floor Play is our record label. It's been going for about 4 years now. And we originally came up with a name because we wanted something catchy and something that had a good meaning to it. And in English, foreplay is what you do before you have sex, yeah, right?
So it's also a play on words with floor and play. So it's kind of got a catchy name to it. Yeah. Well, it depends what you like, though, really, I suppose, isn't it? So, Ben, what about the project? You are working on it. Okay, yeah, we're really busy at the moment in the studio. We're working on new stuff, just the two of us, and we're also collaborating with Mark Knight, Roger Sanchez, the Cube guys from Italy, of course. We're doing a remix for Mosaic, a remix for Axtone, and that's it. Very busy. So, where you will be this summer? Okay, well, yeah, busy summer. Montenegro, Ibiza quite a few times. We're going to be playing at Space 3 times, Eden for Tourum once, a US tour and Canada as well. Festivals, we're doing Global Gathering next weekend. We did 2 big festivals in Holland last week, or 2 weeks ago. A few more festivals, Poland as well, isn't it? You want to say something more? He's covered it. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much to be here at TechLang. Thank you. This is Miss Matilda Blog. Thank you. Don't worry, be techno.